tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Bancarotta fraudolenta, denunciati due imprenditori fanesi della nautica, sequestrati una villa e conti correnti per oltre 250.000 euro. Le visite e gli esami eseguiti negli ospedali a Fano e Pesaro da oggi potranno essere pagati comodamente da casa. Quando l'arte può aiutare i bambini diversamente abili, ecco l'iniziativa dell'Associazione Arca alla spiaggia dei talenti a Fano. Al posto della Fano dei Cesari, la Giunta organizza la Fano Romana. Gli ex assessori Cucuzza e Santorelli, avanti di questo passo i nostri cugini faranno la Pesaro dei Cesari. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. In apertura alla cronaca, la Guardia di Finanza di Pesaro ha adottato misure cautelari nei confronti di due imprenditori fanesi che operavano nella nautica fanese. Due misure cautelari di divieto di esercitare attività imprenditoriali per bancarotta fraudolenta e il sequestro di beni per 250.000 euro nei confronti degli amministratori di una società di Fano operante nel settore della costruzione di imbarcazioni da diporto dichiarata fallita nel 2012. È il bilancio di un'operazione condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Pesaro e coordinata dalla Procura di Pesaro. Le indagini hanno ricostruito le vicende societarie e individuato le responsabilità degli amministratori accusati di avere distratto il patrimonio della società per un ammontare complessivo di 5.600.000 euro, alterando contabilità e bilanci con prestazioni fittizie verso altre società, sempre riconducibili agli indagati. Anche i beni strumentali della società fallita per un valore complessivo di oltre 1.400.000 euro sono stati ceduti a terze società, di fatto gestite dagli stessi amministratori. Nel corso delle indagini è stata inoltre accertata la distrazione fraudolenta di un finanziamento europeo di oltre 250.000 euro concesso nel 2010 dalla provincia di Pesaro Urbino. Si era infatti aggiudicata un progetto comunitario per la costruzione di un prototipo di imbarcazione con l'utilizzo di materiali di riciclo. Tale finanziamento, secondo la Guardia di Finanza, non è stato utilizzato per costruire l'imbarcazione, peraltro mai realizzata, ma è finito nei conti correnti delle persone indagate. Si è proceduto poi al sequestro dei loro beni personali sino all'ammontare del valore del contributo comunitario indebitamente percepito. I provvedimenti hanno interessato in particolare una villa di pregio a San Costanzo e disponibilità bancarie per oltre 128.000 euro. Gli indagati sono stati denunciati per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché per truffa aggravata e riciclaggio. Per un anno inoltre non potranno esercitare attività imprenditoriali. E da oggi è possibile evitare la fila alla cassa negli ospedali di Fano e Pesaro perché le prestazioni sanitarie prenotate al CUP possono essere pagate online. Praticità e rapidità nei rapporti con l'amministrazione regionale anche sul fronte dei pagamenti delle prestazioni sanitarie. Il cittadino al centro dell'organizzazione amministrativa attraverso un cambiamento organizzativo. Da oggi, 14 luglio, pago online e salto la fila agli sportelli per effettuare visite ed esami negli ospedali di Pesaro e Fano. Se si potesse pagare da casa anziché venire a fare la fila, sarebbe contenta? Sì. Senz'altro, perché qui quanto devi fare una cosa, poi non sempre se riesci a venire da solo. Deve essere accompagnato, capito? Se funziona è positivo il mio pensiero. Basta collegarsi a un sito ospedalimarchenord.it e si fa la procedura dal di lì. Ci proverò. L'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord è la prima azienda sanitaria delle Marche ad usufruire del sistema Marche Payment, la piattaforma regionale che già consente i pagamenti online dei bolli auto e che presto diventerà per il cittadino un punto di accesso per effettuare i propri pagamenti regionali, sanitari
sanitari e comunali. Tutte le prestazioni erogate dal San Salvatore di Pesaro e dal Santa Croce di Fano in regime istituzionale o in libera professione, prenotate attraverso il servizio CUP regionale o tramite il call center telefonico, potranno essere pagate online, evitando le file alle casse degli ospedali. Non mi aspetto che il signore di 85 anni, con tutto rispetto, diciamo, abbia dimestichezza con lo strumento informatico, però tutto il resto degli utenti che hanno necessità di effettuare delle prestazioni sanitarie sottraggono una fila magari a questi utenti che non hanno la dimestichezza dello strumento informatico. Serve il codice fiscale, serve il numero di prenotazione del CUP, serve un indirizzo email e serve una carta di credito. Banalmente si possono anche utilizzare quelle carte di credito prepagate che vengono così di regola effettuate, utilizzate per tutte le operazioni internet. Il pagamento, informa un comunicato, è sicuro e terminate le operazioni il sistema invia alla mail indicata una ricevuta valida a tutti gli effetti e i fini fiscali, come quella rilasciata dalle casse dell'ospedale. Per usufruire di questa metodica di pagamento sono previsti però dei costi di commissione aggiuntivi di 1,40 euro o 1,50 euro a seconda del circuito di credito. Già uso il bancomat per pagare quando devo pagare, però 1,40 euro, 1,50 euro mi pare un po' tantino. Quando l'arte può aiutare la comunicazione dei bambini diversamente abili. Questa sera vi raccontiamo l'iniziativa organizzata dall'Associazione Arca alla Spiaggia dei Talenti a Fano. L'arte terapia va in spiaggia, da sempre un mezzo espressivo. Nel caso di bambini e ragazzi con disabilità, l'arte può diventare uno strumento che favorisce la comunicazione. Per questo la Fondazione Arca, un'organizzazione di Senigallia no profit che si occupa di bambini autistici, ha deciso di portare un giorno a settimana i ragazzi alla spiaggia dei talenti a Fano. Grazie ai colori, ai diversi materiali e alla materia prima raccolta sulla battigia, i volontari cercano di incuriosire i partecipanti ad entrare in relazione con il mondo esterno. Cerchiamo di fargli scoprire quello che la natura ci offre, ossia i sassi, la sabbia, le conchiglie, tutto quello che ci circonda e che magari non conosciamo. Oggi facciamo una bottiglia magica, è una cosa speciale, nel senso che riempiamo la bottiglietta con sassi, glitter, acqua e poi loro la useranno anche a casa per farsi compagnia. Quindi è un modo per usare quello che abbiamo intorno in modo costruttivo. Con i ragazzi importanti anche la presenza di uno psicologo che li segue nelle diverse iniziative organizzate dalla Fondazione Arca. Oltre all'arteterapia ovviamente ci sono anche altri corsi e perciò abbiamo il corso della LIM, come abbiamo il corso portato avanti per il suo secondo anno adesso della Vela. Ed anche altro aspetto è quello della biblioteca speciale e il terzo è quello dell'attività formativa verso gli educatori e gli addetti ai lavori, oltre anche a trovare accattivanti libri per bambini che non si trovano solitamente in biblioteche comunali ma che noi abbiamo poiché abbiamo fatto un determinato percorso presso la regione Lombardia e attraverso la sanità lombarda. Per quanto riguarda l'arte e terapia, il luogo scelto è proprio l'Arzilla di Fano, nella spiaggia gestita dalla cooperativa Il Germoglio, rinata grazie al lavoro di volontari dopo le mareggiate dei mesi scorsi. Pensata per le necessità delle persone diversamente abili, è stata realizzata senza barriere architettoniche. Ha un nuovo camminamento, un parcheggio per i mezzi e un lettino galleggiante per entrare in acqua in tutta sicurezza. La difficoltà maggiore era l'accesso, l'abbiamo reso possibile eliminando tutte le barriere architettoniche, realizzando anche un parcheggio che consente alle persone con difficoltà motoria di arrivare direttamente col mezzo in spiaggia e di lasciarlo parcheggiato sul retrospiaggia. Poi abbiamo da diversi anni questo lettino galleggiante che consente alle persone con difficoltà motoria di andare in acqua e godersi un bagno in assoluta tranquillità, realizzando anche una doccetta a mare sulla battigia per poter permettere di fare una doccia senza recarsi fino quassù all'inizio dello stabilimento. Questo è stato molto apprezzato e dà ottimi risultati. E sempre...
sempre alla spiaggia dei talenti, domani mercoledì 15 luglio ma anche il 5 agosto prossimo alle ore 18 si terrà un momento di lettura riservato ai bambini da 0 a 6 anni organizzato dal gruppo Lettori Volontari Nati per Leggere della Mediateca Montanari e dell'Associazione di Volontariato Banca del Gratuito di Fano. La giunta fanese ha deciso di non organizzare la Fano dei Cesari a causa, dicono, dei grossi tagli subiti. Per questo hanno optato e programmato 3 giornate dedicate alla Fano romana con rievocazioni storiche, visite guidate e anche una conferenza sulla battaglia del Metauro, servizio di Lino Balestra. 3 giorni dedicati alla romanità e alla battaglia del Metauro, le cui sorti hanno cambiato inevitabilmente il corso della storia. Se Asdrubale non fosse stato sconfitto, l'epopea romana sarebbe stata diversa e forse Fano non sarebbe la città che conosciamo. Ma anche il rapporto della città della fortuna con Augusto e Vitruvio, le cui tracce e il cui passaggio sono visibili a turisti e locali attraverso eventi e visite guidate che permettono di vedere siti e domus romane presenti nel sottosuolo fanese. Noi abbiamo iniziato ovviamente con una bellissima mostra perfetto virtuale del Centro Studi Vitruviani che sta facendo il giro d'Italia in varie località e anche in vari presidi di Expo. Sappiamo bene tutti gli studi che si stanno facendo col georadar, vogliamo valorizzare il museo archeologico e adesso però in piena stagione turistica ci sono 3 giornate di accoglienza. L'Archeo Club Fano cura le 2 conversazioni sui 2 illustri personaggi che ricorrono nelle cronache fanesi, utilizzando, oltre ai propri relatori, anche la capacità divulgativa e la conoscenza tecnica della colonia Iulia Fanestris. Allora, mercoledì e venerdì nell'ex chiostro di Sant'Agostino ci sarà la conversazione su Augusto e Vitruvio e la città di Fano, una conversazione ad immagini, e poi seguirà la visita agli scavi della cosiddetta Basilica di Vitruvio, nei sotterranei proprio di Sant'Agostino, mercoledì e venerdì alle ore 21:15, mentre invece nell'ex chiostro di Santa Teresa, giovedì alle ore 21:15, la conferenza sulla battaglia del Metauro a più voci. Certo, rimane l'amaro in bocca per quello che ha sempre rappresentato per tutti l'evento di romanità per eccellenza, quella tanto desiderata Fano dei Cesari, annunciata e poi disdetta per problemi di bilancio, ma anche per scelta artistica, sì, perché relegare il tutto ad una giornata sola, che sarebbe costata alle casse del comune oltre 50.000 euro, non sembrava all'amministrazione una scelta eticamente corretta. Si era partiti per la verità con il preventivo di una manifestazione che doveva durare 7 giorni, coinvolgere tutta la città, i turisti, l'impegno economico era attorno ai 137.000 euro più IVA e quindi una cifra consistente, ma questa l'avevamo preventivata e quindi si era partiti bene, tuttavia sono arrivati i tagli al bilancio, i tagli imponenti, 1.700.000 euro in meno per i servizi sociali. L'amministrazione ha dovuto rendersi conto che bisognava fare economia per non far mancare i servizi alla persona e devo dire con senso di responsabilità anche i nostri collaboratori, le associazioni che si erano impegnate per fare quella perizia hanno detto beh allora bisogna aspettare perché insomma prima vengono altre cose. Critiche alle scelte della giunta fanese arrivano però dai consiglieri Alberto Santorelli e Maria Antonia Cuguzza che ipotizzano una Pesaro dei Cesari, sentite. Fano ha le idee e Pesaro le realizza. Ora non c'è rimasto che aspettarsi la Pesaro dei Cesari per il cappotto definitivo ad opera dei pesaresi a questa giunta, di gente poco orgogliosa di essere fanese. È il pensiero dei consiglieri comunali Alberto Santorelli e Maria Antonia Cucuzza che reputano grottesco quanto sta accadendo in città. La beffa arriva proprio con il carnevale. Ci siamo trovati ieri la notizia dell'organizzazione di un carnevale estivo nel lungomare di Pesaro quando Fano ha scelto di non farlo per volontà degli amministratori fanesi e del Partito Democratico che sembra andare a ruota rispetto a quello che fa Pesaro, sembra preferire gli eventi di Pesaro e quindi annullare quelli di Fano, annullare ogni tradizione folcloristica a cui la città è da sempre affezionata, un modo di fare che sta diventando inaccettabile, vergognoso e che ci relega purtroppo ad essere comprimari della città di Pesaro, ad essere sempre in un
in secondo posto in un'estate che non sta per nulla decollando. Siamo a metà luglio, il tempo è buono, ma non c'è l'ombra di una iniziativa organizzata che possa essersi definita tale, e tutto questo non va bene perché va a sommarsi a un mese di brutte figure che ha fatto questa amministrazione. Infatti è ormai nota da settimane la notizia che la giunta Seri abbia deciso di accantonare il carnevale estivo, riportato al suo splendore nel 2011, quando era assessore agli eventi Santorelli, e poi fatto crescere negli anni successivi quando la delega era in mano a Cucuzza, ma nessuno, dicono, era a conoscenza della volontà del comune di Pesaro di organizzarne uno. Continua questa lagna della mancanza dei soldi, della mancanza dei fondi. Le risorse invece ci sono. Abbiamo visto da bilancio che alcune voci potevano essere utilizzate al meglio. Allora io credo che sia arrivato il momento in cui questa amministrazione dica effettivamente come stanno le cose alla nostra città. Sono scelte che si stanno facendo e come tali dopo loro si dovranno assumere delle responsabilità. Hanno scelto che la Fano dei Cesari venisse soppressa, che il carnevale estivo, che ha avuto anche importanti sviluppi nel corso dei 5 anni passati, che è stato particolarmente curato. Ecco, queste scelte, secondo me scellerate, dell'amministrazione Seri porteranno ad un risultato che tutti vediamo, che è sotto gli occhi di tutti, e cioè Fano dei Cesari e carnevale estivo annullati. Chissà, hanno concluso, se al prossimo carnevale invernale vedremo il carro del sindaco di Pesaro Ricci, vero capo delle legioni anche fanesi, al posto di quello tanto osannato allo scorso carnevale del sindaco Seri. E a queste affermazioni hanno replicato il sindaco Seri e l'assessore Stefano Marchegiani. Paragonare il carnevale estivo di Pesaro con il valore storico-culturale, la rilevanza nazionale e internazionale, i riflessi in termini economici e turistici del carnevale di Fano è un'operazione mistificatoria e uno stravolgimento della realtà che non ha bisogno di ulteriori commenti. Spiace rilevare, hanno concluso, come si usino pretesti come questi solo per creare cattiva informazione e disorientamento dell'opinione pubblica, che non ha bisogno di essere imbevuta di simili sciocchezze, ma che semmai avrebbe bisogno di un'opposizione più seria, più consapevole e più attenta ai bisogni della città, cosa che la giunta di centrosinistra, dicono, sta facendo da un anno a questa parte. Mercoledì 15 luglio Enel sposterà i cavi elettrici di media tensione presenti in via Cappellini a Ponte Sasso di Fano, dove nei mesi scorsi il comune ha realizzato d'urgenza il nuovo ponte su Rio Crinaccio a seguito dell'esondazione che ci fu il 6 febbraio scorso. I nuovi cavi elettrici saranno spostati nelle tubazioni già predisposte nella soletta del ponte. Per i lavori è prevista l'interruzione della corrente elettrica dalle ore 8.30 alle 12.30 del mattino. In questo modo si potranno così riprendere i lavori di sistemazione del nuovo ponte, sospesi lo scorso mese di giugno, e rimuovere anche definitivamente il cantiere. Cambiamo argomento. A volte tra vicini di casa possono nascere incomprensioni o litigi, ma guardate che cosa fanno i residenti in via dei Pini a Fano. Andiamo tutti d'accordo, possiamo chiudere la via perché altrimenti, lei sa, se c'è qualche discordia tra vicini di qua di là, queste cose non si possono fare. Un'amicizia che dura da decine di anni, senza litigi o rimproveri, ma costruita solo sulla base del rispetto e della condivisione. Queste le parole chiave che contraddistinguono i residenti in via dei Pini a San Lazzaro di Fano, dove almeno una volta l'anno si riuniscono in strada per una cena in compagnia. Si è iniziato così per gioco, che i mariti cucinavano per le mogli e via discorrendo, andato avanti a fasi alterne, adesso ormai sono 14-15 anni che si fa tutti gli anni. Una cosa un po' insolita, perché in realtà sono le mogli, no? Che cucinano per i propri mariti. Sì, ma adesso comunque collaborano anche le mogli, anzi collaborano tutti, perché c'è molta disponibilità da parte di tutti, e veramente qui siamo tutti d'accordo, siamo cresciuti tutti insieme con queste case, e adesso a distanza di 40 anni ancora siamo tutti amici, c'è molta disponibilità da parte di uno, da parte dell'altro, se uno va via qualche giorno controllano la casa, perché adesso lei sa che con tutta sta gente che circola bisogna stare molto attenti. E sabato scorso, appunto, come dicevo, vi siete riuniti un'altra volta. In quanti eravate? Eravamo 55 più 5 ragazzi. Prima abbiamo incontrato una signora che tempo fa cucinava l'oca, sì. Poi però ha cambiato il menù. Sì, perché la signora non poteva più farlo, allora dal parco dei giochi, che comunque sì, occupavamo solo pubblico, siamo trasferiti qui anche perché c'è
qualche anziana che non riesce bene a deambulare, quindi siamo tutti qui vicini, poi la riaccompagniamo anche a casa. Dunque amici e famiglia al completo, riuniti all'insegna dell'allegria, dove non manca mai anche il parroco della chiesa Gran Madre di Dio, Don Giuseppe Marini, che in occasione di queste iniziative presta ai parrocchiani tavolini e sedie. Per quanto riguarda il menù invece, si va dall'aperitivo ai dolci fatti rigorosamente in casa dalle signore. Poi abbiamo fatto degli antipastini, poi abbiamo fatto la carne alla griglia, verdura di stagione, poi c'erano molti dolci, anche perché c'è la tradizione che tutte le signore che vengono portano un dolcetto da casa, e poi lì c'è molto da quella che chiede la ricetta a quell'altro, come l'hai fatto, come non l'hai fatto, proprio perché... Quindi abbiamo più dolci di una grossa pasticceria. Una condivisione in tutto. Sì, veramente, sì, siamo bene, siamo molto contenti. Ad organizzare una cena di beneficenza è invece il Centro Sociale Sassonia. L'appuntamento è previsto per domenica 19 luglio alle ore 19.30 al Circolo di Viale Adriatico a Fano. Il costo è di 10 euro, il ricavato sarà devoluto all'Unitalsi sezione di Fano. I volontari dell'associazione, che parteciperanno in divisa, accompagneranno gli ammalati. È previsto anche l'intrattenimento e la presenza di Frate Mago. Le adesioni invece dovranno pervenire entro giovedì mattina al Circolo Sassonia oppure chiamando alla sede dell'Unitalsi sul giovedì dalle 10.30 alle 12. Sarà altresì possibile chiamare il numero 329-9629-998. E adesso ci colleghiamo con Montefelcino, dove c'è Lino Balestra, perché si sta per inaugurare l'edizione 2015 del Mercatino del Feudatario. Lino! Buonasera amici, siamo a Montefelcino per la 25esima edizione del Mercatino del Feudatario. Fra poco ci sarà il taglio del nastro e quindi il via ufficiale, dopodiché si darà luogo alla lettura dell'editto, insomma, che sancisce questo mercatino nei suoi contenuti e nelle sue forme. Adesso se l'operatore può girare la camera, vediamo che sono tutti pronti, assisteremo al taglio da parte del primo cittadino, che adesso si appropinqua e poi dopo verrà qui da me, e oltre anche alla presenza delle autorità. Ecco, si stanno accingendo a tagliare il nastro, naturalmente il nastro tricolore. Presidente della provincia Tagliolini e il sindaco di Montefelcino. Eccolo, inaugurato il mercatino. E adesso, cari amici, sotto lo squillo delle trombe verrà letto l'editto del 1500 che reca le regole di questo mercatino. Allora, vicino a me c'ho colui che coordina tutto questo mercatino. Allora, che cosa avviene in questo momento? Guarda, in questo momento non c'è altro che la lettura della delibera del Consiglio del Castello, dove viene istituito il mercato senza gabella del 1582. E quindi la lettura fa parte del rito di apertura di questa 25esima edizione, tanti anni. Sì, questo è proprio un rito che noi facciamo da 25 anni, è un rito che ci porta fortuna, perché diciamo il mercatino abbiamo visto che è molto longevo, perché 25 anni sono tanti per una manifestazione. E l'editto è proprio quello originale? Questa è la trascrizione originale dell'editto del 1582, sì, proprio dell'istituzione del mercato senza gabella. Benissimo, allora adesso cerchiamo di raggiungere il sindaco e il presidente della provincia. Allora, sindaco, buonasera. Allora, nello splendore, ben rivisti, ben ritrovati, ogni anno ci ritroviamo qui, quest'anno siamo in diretta nel telegiornale, occhio alla notizia. Allora, una bella inaugurazione, il via anche quest'anno per questo avvenimento così importante per Montefelcino. Sì, siamo ormai alle fasi iniziali, perché comincia le fasi conclusive di questa preparazione. È il 25esimo anno, siamo orgogliosi che hai resistito così a lungo a questa manifestazione, che diventa veramente una fiore all'occhiello non solo di Montefelcino, ma anche dei dintorni, anche della, diciamo, un po' anche tutta la provincia, perché ci sono molti espositori anche da fuori regione. Bene, avremo modo di fare altre chiacchiere. Per intanto, di fresca nomina, il presidente della Proloco. Allora, prendi in carico una bella eredità. Sì, da quest'anno purtroppo o per fortuna tocca a me. Il 25esimo è una cosa molto importante, abbiamo fatto delle nuove innovazioni per il mercatino, abbiamo speso anche una cifra un po' più consistente per festeggiare il 25esimo, e speriamo che la gente ci premi.
Allora, la formula è sempre la stessa, però avete innestato anche nuove cose, anche per quest'anno, per dare un'offerta variegata. Abbiamo allestito un'illuminazione in tutto il centro storico molto, molto, molto bella. Ci sono nuove mostre, cortei per tutti i cinque martedì e poi abbiamo una chiusura finale veramente bella da vedere. E quindi ci sarà una finale col botto, mentre siamo stati praticamente, abbiamo avuto il timpano perforato, complimenti, suona molto bene. Grazie, grazie mille. Come vedete io sono circondato da figuranti in perfetto costume, bellissima, la scenografia è sempre molto bella qui al mercatino del feudatario. Adesso come ultimo ma non ultimo, insomma, presidente della provincia Tagliolini, insomma, una provincia bella da gestire e da coordinare anche. Ma soprattutto queste iniziative fanno da colore e ravvivano un po' tutti i nostri piccoli borghi. Qua hanno raggiunto un livello molto molto elevato, il 25esimo quest'anno, quindi siamo con loro perché è bene sostenere questo tipo di attività, soprattutto perché coinvolgono un associazionismo attivo, quello dei piccoli comuni, quindi benvenga questo tipo di coordinamento di attività. Benissimo, grazie. Ora lascia i suoi compiti istituzionali. Bene, complimenti e auguri. Io mi appropinco a colui che ha letto l'editto, insomma, ormai dovrebbe saperlo a memoria. Quasi a memoria, perché quelle carte che ho toccato 30 anni fa, anche più, hanno il sapore ancora di attualità. Il mercatino è la testimonianza, i 25 anni raggiunti ci dicono che è una manifestazione di successo e di grande interesse, fatta di tante cose, compresa la gastronomia, che non è ultima a nessuno. Assolutamente no, perché qui ci sono diverse botteghe. Paolo, quante sono le botteghe? Sono... Abbiamo esattamente quattro punti di ristoro sparsi per il paese. Sparsi per tutto il paese, quindi ce n'è per ogni gusto e per ogni, insomma, esigenza. Allora adesso, con i pochi minuti che ci rimangono, insieme a te io salirei appunto il bellissimo, insomma, ingresso, l'arco. Questo che arco era? Questo è un arco del 1400, comunque è un arco dove c'era il ponte levatoio un tempo, ecco. Per cui era chiuso sia in fondo e tutto intorno alla cinta muraria c'era proprio il fossato con l'acqua. Il fossato con l'acqua. Allora noi abbiamo al seguito tutto il corteo, stiamo facendo da apripista e qui poi si apre tutto il mercatino vero e proprio, ci sono le bancarelle di ogni tipologia, sì, di ogni... bancarelle storiche anche, oltre a quelle, no? Mobili d'arte, mobili antichi, antiquariato, curiosità, perché ci sono molte curiosità. Abbiamo delle mostre bellissime qui al piano terra del Palazzo del Feudatario, quindi di tutto un po'. Di tutto un po'. Allora, ecco, noi vogliamo proprio in chiusura, i pochi minuti che ci rimangono, fare proprio una breve pausa qui alla mostra. Chiamo Paolo qui vicino a me. Paolo, ascolta, allora, noi siamo in chiusura di telegiornale, lasciamo sfilare il bel corteo che sta giustamente solcando il corso principale, penso che questo che fosse. Questo sì, la via principale, via Francesca da Rimini. Via Francesca da Rimini. Le mostre sono un perno di questa manifestazione, una su tutte, quella che abbiamo alle spalle, e poi salutiamo i nostri telespettatori. Sì, quella che abbiamo alle spalle non è altro che la mostra su Leonardo da Vinci, quindi è proprio il fiore all'occhiello della manifestazione. Sarà qui per 5 martedì di fila, una stanza proprio esclusivamente dedicata a questa mostra qui, e non è altro che la rappresentazione di quello che Leonardo ha visto nel periodo che è stato in visita a Urbino e nel Montefeltro. E quindi insomma una traccia di Leonardo da Vinci anche qui, grazie a Paolo che ha avuto, insomma, il piacere di condurre la Proloco fino a qui, e noi dal mercatino del Feudatario di Montefelcino vi salutiamo, restituiamo la linea allo studio. Mi raccomando, non mancate di venire fin quassù. Grazie. Bene, grazie Lino Balestra, e per l'informazione è tutto. Grazie per averci seguito e arrivederci, a domani.